Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Ben ritrovati a una nuova puntata di Spazi Eterotopici. Oggi con noi Eliania Iorfiva, insomma una archeologa che è anche scrittrice, chiaramente un volto noto nella nostra Calabria. Ha partecipato a importanti missioni di scavo sia in Italia che in Medio Oriente, un Medio Oriente che le è rimasto nel cuore perché chiaramente è anche un percorso quotidiano, lavorativo, ma anche di fantasia, perché tanti sono stati gli scritti, tra cui l'ultimo, Il Fio del Mare, edito da Pellegrini. Un volume che intreccia un po', no, il percorso che vede la missione di archeologa, ma anche la missione di scrittrice, di umanista, in una terra calabra a cui chiaramente fa ritorno in maniera un po' diversa. Io vorrei prima descrivere un po' quello che è il percorso non solo lavorativo ma anche artistico di Eliana, che è ovviamente già nota per aver in qualche modo dato vita a dei diari di viaggio molto importanti, tra cui quelli del suo, diciamo, la prima raccolta, cioè La Scatola dei Ricordi. Poi chiaramente molto noti sono anche gli scritti di Sette Paia di Scarpe, un romanzo d'esordio che poi si è classificato tra l'altro anche al secondo posto nel premio letterario La Giara di Raieri. Antar, che è a mio avviso un piccolo capolavoro, perché è riuscita, insomma, ancora a far incontrare, no, culture che apparentemente sono diverse, ma che ora andremo anche a capire come riescono a riannodarsi. Adesso c'è questo viaggio nella memoria, un tuffo nel passato. È stato scritto, insomma, una terra che sa essere madre ma anche matrigna, una storia che sostanzialmente è un percorso che continua e dà continuità, insomma, a quello che tu hai scritto in passato. L'impalcatura, come dire, è quella della tragedia greca, ma non solo, perché chiaramente ci sono riferimenti alla Calabria, non specifici, perché più che Calabria, Eliana parla sostanzialmente di Calabria, giusto? Giustissimo, intanto ti saluto, sono molto felice di essere tua ospite perché c'è comunque un'affinità, ci seguiamo un po' a vicenda, c'è una bella affinità culturale tra di noi rispetto alle cose che facciamo. E saluto il tuo pubblico e devo dire che, guarda, hai descritto la cornice perfetta, il contesto è quello. Io nasco come archeologa, la mia stessa scrittura nasce nei luoghi che tu hai citato, in Medio Oriente, dall'incontro con delle storie che all'epoca mi avevano veramente colpita moltissimo quando mi trovavo in quei territori, in particolare in Siria, dove ho avuto l'onore e il piacere di scavare per diverse missioni archeologiche all'epoca con l'Università della California. E proprio in quell'esperienza c'è stato questo incontro di popoli che mi affascinavano moltissimo, ma mi affascinavano come può esserci una fascinazione per un Oriente molto lontano, molto distante, magari per percezione, no? Rispetto alla nostra cultura occidentale. E invece andando lì, la cosa che mi ha colpito in assoluto è stato questo ritrovare delle radici che ho sentito sin da subito molto comuni alle nostre. E quindi questo diario, che era inizialmente un semplice diario di scavo da taccuino d'archeologa, è diventato poi un vero e proprio diario di viaggio, un diario dell'anima, un incontro veramente con delle storie molto forti. Sette Paia di Scarpe declinato al femminile e quindi molto incentrato sulla figura di una donna e di un matriarcato mediterraneo importante, e Antar invece su una figura maschile che
che in quel momento oltretutto andava incontro allo scenario di guerra poi in Siria. C'è sempre quindi questo viaggio, questo filo rosso che unisce un po' il mio narrare e che in questo caso mi riporta a casa perché con questo terzo romanzo io per prima sentivo la necessità di ricontestualizzare questo bagaglio di esperienze comunque vissute all'estero all'interno della nostra terra, ma ancora una volta, dicevi bene, in una chiave plurale, quindi di una Calabria declinata proprio al plurale, senza collocare il mio narrare in un luogo preciso, ma riuscire a cogliere appunto una pluralità di voci che nel mio caso, anche per deformazione professionale, viene sia dalla classicità, quindi da quest'eco della Magna Grecia, e sia poi da tutto questo Mediterraneo che comunque ho raccolto negli anni nel mio bagaglio. Quindi una Calabria davvero al centro di un mondo molto plurale e raccontata anche attraverso voci diverse, spazi diversi, diversi spaccati cronologici, sempre con questo motivo di sottofondo di un viaggio che poi è molto, molto intimo, molto interiore. Un viaggio che ha come protagonisti Bianca e altri, diciamo, che non sono secondari, ma chiaramente danno, no, un quadro un po' più completo rispetto a quell'universalità che in qualche modo si riannoda. E io penso anche, leggendoti e captando, no, anche quelli che sono i racconti, che appunto sono questi appunti di viaggio, ma sono anche appunto i tuoi scritti, i tuoi romanzi. Anche in questo qua c'è un percorso che secondo me va contro, come dire, la pigrizia dello spirito, io dico sempre, perché dà la possibilità di scorgere quei segni e quei segnali che sia la Calabria che comunque tutto il mondo mediterraneo, no, sa riuscire a regalare, ma sa riuscire a regalare partendo sempre dall'interiorità di ognuno, cioè da quello che gravita sempre all'interno di ognuno di noi. Ed è quel senso del sacro che in qualche modo va oltre, no, i limiti materiali della vita terrena, chiaramente, ma oltre questi, diciamo così, confini per bussare appunto a quella che è la forza irradiante dell'interiorità, che è una forza, è una capacità che non può essere chiaramente ridotta alle contingenze politiche, ideologiche, se vogliamo, però è quella capacità, a me piace sottolineare, tutta mediterranea, di preparare a una sorta di idea universale, che è quella che non vorrei dire, ma ha conosciuto in qualche modo la rivelazione, cioè quella forza che abita in ognuno di noi, che noi troviamo nei paesi del Medio Oriente, ma troviamo anche in quella che è l'identità calabrese. E io dico sempre che chi nega il valore della tradizione, insomma, nega se stesso. E quindi questi scritti riescono in qualche modo a far emergere quella che è un'entità sostanzialmente forte, non solo di Eliana, ma appunto dei suoi protagonisti, che in qualche modo non può non avere idee chiare e quindi anche pronta generosità all'incontro. Ecco, questo anche a me piace rispetto a quello che io leggo, quello che scrivi, insomma, è questa capacità di andare appunto oltre la pigrizia dello spirito, ritornando all'identità, ma a una chiave non chiusa dell'identità, ma che abbraccia le diversità che in qualche modo si fanno un tutt'uno con quello che è un sentire che diventa poi universale e che in qualche modo il Medio Oriente ha proprio anche di quella che è la storia della Calabria. Guarda, sì, devo dire che davvero hai colto un elemento importantissimo che mi riguarda da vicino sia a livello personale, perché in questi anni, complice chiaramente anche la cultura orientale e medio orientale, io ho sentito molto a livello personale questo percorso di crescita spirituale. E poi lo vediamo un po' tutti i giorni, no? Con lo sgretolarsi in vario modo di quelli che sono da sempre considerati i pilastri della cultura occidentale e che vengono meno via via poi su base regionale proprio perché c'è stata una rinuncia, si è un po' abdicato completamente
accogliere, a comprendere una dimensione spirituale nella nostra dimensione quotidiana. E questo è stato davvero un passaggio cruciale che ha minato le nostre democrazie, la nostra cultura, in particolare nel nostro meridione, dove fino a qualche anno fa, invece, mi piace raccontarlo sempre, si andava ancora alla ricerca di questi segni, no? Di queste piccole epifanie, dico io. Mi piace anche costellare un po' il mio narrare di questi piccoli segnali di luce che vengono da un'altra dimensione e per quello che poi si ritrovano dei personaggi che incarnano anche questo punto di vista e sono magari anche un po' sospesi tra il reale e l'irreale, proprio perché è un richiamo, anche un invito da parte mia forte a recuperare le nostre tradizioni, i nostri valori attraverso questa scintilla che molto accuratamente noi proviamo ad accantonare, ad eliminare, invece è una radice forte, molto comune. Parli di luce, parli di scintille, a me viene da pensare appunto questo filo che ricama e tiene insieme queste parti dello spirito, perché siamo d'altronde raggi della stessa luce, specie noi che siamo, come diceva Carmelo Beni, al sud del sud. Ed è importante questo modo di pensare che poi si traduce nel linguaggio, ma chiaramente si scorge anche da quello che tu scrivi, perché le storie sono bellissime. Sono intense, sono in qualche modo illuminanti ed esemplari, ma sono anche scritte bene, cioè al di là della forma c'è una sostanza e al di là della sostanza c'è anche una forma di una scrittrice che fa in qualche modo capovolgere quello che è il ruolo dell'archeologa, cioè una persona che sul posto, dopo tanti studi, in maniera chiaramente attiva, no? Lavora costantemente, però poi riesce anche a coniugare questo aspetto più in qualche modo romantico, a me piace dire, di una scrittura che è veramente bella. Quindi io ti volevo fare anche i complimenti per questo. Una scrittura trascinante che in qualche modo riesce anche a livello cinematografico, ecco, a far appassionare, perché tu nel tuo scrivere, anche in quest'ultimo volume, hai avuto la capacità di fare in qualche modo una sorta di avvio che dà la possibilità al lettore di innamorarsi subito e di voler divorare pagina dopo pagina per arrivare poi al punto cruciale poi del volume. Ecco, questo è anche importante, cioè la capacità di coinvolgere non solo attraverso la bellezza e la sostanza della storia, ma anche attraverso uno stile tutto tuo che in qualche modo ti codifica e ti identifica, che è trascinante. Ringrazio molto di questo tuo complimento. Guarda, devo dire che la professione di archeologa lo scavare nella realtà materiale, nella cultura materiale e lo scavare nei sentimenti per recuperare delle storie, un filo narrante che ci ricollega a un'altra dimensione, che spesso è quella passata. Sono in realtà dei vasi comunicanti, quindi io non mi sono stupita del fatto che la voglia di scrivere mi sia venuta proprio mentre ero lì e mentre stavo scavando un passato importante addirittura per la storia dell'umanità, perché mi trovavo la prima volta su un sito di 4.000 anni prima di Cristo. Quindi è normale che, ecco, ci sia questa scintilla per chi cerca e scava nel passato. Si aprono dei varchi poi inimmaginabili, varchi di ispirazione. Ed è chiaro che per veicolarli poi a me fa molto, molto piacere utilizzare questa scrittura per immagini anche, quindi partire quasi sempre con un'immagine filmica che rimane impressa nell'incipit e poi a partire da quell'immagine sviluppare spesso questi percorsi a ritroso o comunque utilizzando flashback e tutto quello che mi consente di accostare tra loro dimensioni parallele e farlo anche in maniera evocativa, senza rinunciare quindi ai profumi, ai sapori che vengono dai territori.
quindi caratterizzare poi queste anime con una materia ben precisa che serve anche a rendere la voce credibile per il lettore, quindi piacevole e rispettarlo dal mio punto di vista, rispettare il lettore e consentirgli di immergersi totalmente in quello che sta leggendo. Io ti ringrazio Eliana perché abbiamo in questo spazio eterotopico accennato ecco, a questo volume. Ricordo Il Filo del Mare edito da Pellegrini che io invito chiaramente ad acquistare nella libreria più vicina, nella libreria a cui siamo più legati e affezionati perché è veramente fresco e in qualche modo allieterà sicuramente ecco, quest'estate a cui ci stiamo insomma, avviando. Io chiaramente ti ringrazio. Questo volume edito da Pellegrini, insomma, lo possiamo trovare nella nostra Calabria a due passi da noi, quindi l'invito che faccio veramente è di fare questo acquisto che può essere anche un bel regalo per ritornare a noi stessi, no? In quel sentimento universale che sia la calabresità, ma una calabresità discreta, non banale e ostentata, ma che va ricercata negli anni e nei secoli, ma non soltanto nella nostra Calabria, ma anche lontano da noi. Ecco perché poi tutto, come dicevo, si riannoda, perché c'è quel sentimento universale che appartiene ai popoli che hanno sofferto, che sanno soffrire, che sanno, no? Che c'è qualcosa di positivo e che c'è sempre una possibilità di rinascita, oltre ogni retorica, perché questo è anche importante sottolinearlo. Quindi ti ringrazio Eliana, do appuntamento chiaramente alla prossima puntata, ma rinnovo l'invito ad acquistare Il Filo del Mare. Perché insomma ne varrà la pena e ne sono certo, insomma, e soprattutto invito a seguire poi i percorsi di Eliana perché ovviamente riesce come nessuno, insomma, a coniugare, no, l'aspetto professionale a quello artistico, lo fa regalandoci questi capolavori, quindi Il Filo del Mare è edito da Pellegrini, ecco, prendetelo, non ve ne pentirete, dai. Grazie Grazie, Eliana. grazie mille a te, grazie anche per gli argomenti, gli spunti che seppur così sfiorati, però mi hanno dato modo di esprimere delle cose che per me sono molto significative. Quindi ti ringrazio moltissimo di questo spazio e ti saluto e auguro a tutti una buona lettura, acquistando i libri, come dicevi tu, nelle librerie. Quindi tornando anche a un contatto fisico, non solo con le persone in questa fase, ma anche con cartaceo. Dietro di te vedo una bella corposa libreria e devo dire che sono sempre compagni irrinunciabili, quindi acquistiamo i libri nelle librerie. Librerie che poi molto spesso si dice, specie in questo periodo di quarantena, è stato detto come, ma questi libri dietro le spalle sono diventati un po' noiosi, però se hai i libri cosa fa? Deve mettersi a un muro, insomma, è una cornice sempre, no, stimolante per chi riesce ovviamente ad avere, io dico sempre, occhi e cuore per riuscire a comprendere certe cose. Tu ce le hai, quindi ti ringrazio davvero. Grazie, Eliana. Grazie a te. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me, and I just couldn't ask.